Gelateria Desideri. La storia del gelato e di Montecatini. Ecco cosa racconta quella sontuosa vetrina, con tutti quei gusti, quei granconi stillati con cura. Ecco cosa racconta la Gelateria Desideri. La bella storia di Montecatini, del gusto tutto cittadino di sentirsi bella. È una storia lontana quella di questo angolo di chic e bontà. Nel 1948 in Viale Bicchierai, Ilario Desideri e sua moglie Luisa Brizzi fondarono la loro gelateria. Nel 1969 eccoli nell'attuale sede, in Viale Verdi, viale al quale hanno dato un motivo in più di lustro e passeggio attraverso la naturale, squisita consistenza di un'eccellenza dolce, fatta con ingredienti superbi e intatta maestria. L'eccellenza di questa storica gelateria prosegue oggi con Stefania Desideri e la figlia Manuela, che continuano a far parlare di questo scrigno di bontà anche le guide turistiche più blasonate d'Europa. Tra un monumento e un'opera d'arte ecco infatti la segnalazione della Gelateria Desideri, come luogo assolutamente da non perdere visitando la città di Montecatini. Una location così speciale da essere scelta addirittura da una nota ditta di calzature tedesca per promuovere con gusto, charme e fantasia le loro creazioni. E per concludere in bellezza, assaporando tutta la bontà della tradizione, vi consigliamo di assaggiare la mitica torta Luisa, nata proprio 40 anni fa dalle mani sapienti di Ilario e dedicata alla moglie Luisa. Delizia di bontà che racconta di un grande amore e di una grande passione.